Ciao a tutti, è iniziata la guerra dei dazi, allora parliamo di questo. Quello che penso dei dazi l'ho già detto in un altro video circa un anno fa, in sintesi non si può competere con chi non lotta ad armi pari. Poi c'è chi dice che comunque la globalizzazione porta nel lungo termine effetti positivi a tutti, perché nel momento in cui per esempio la produzione del vestiario si è spostata in Bangladesh, comunque anche lì nel lungo tempo le condizioni lavorative miglioreranno, i salari si alzeranno e così via. In realtà non è proprio così secondo me, perché nel momento in cui i salari si iniziano ad alzare là si troverà comunque un posto dove la gente è disposta a fare lo stesso lavoro per meno. Voi direte, beh, ma non è che il mondo è infinito, prima o dopo i paesi si esauriscono. Beh, basta fare una guerra in un certo punto del mondo, basta creare le condizioni perché la popolazione si impoverisca, diventi disperata. Guardate la Siria, guardate l'Ucraina, basta fare una guerra e dopo qualche anno questa popolazione è disposta a fare tutto per poco. Lasciando da parte questo discorso, parliamo un attimo di come questo problema è visto in Italia. Ecco, mi interessa parlare del Movimento 5 Stelle, che il tema dei dazi l'ho trattato più di qualche volta nel blog. Vi metto in descrizione un paio di link al blog delle stelle in cui si parlava di questo alcuni anni fa. Adesso questa cosa tuttavia è completamente scomparsa, non si parla più di dazi all'interno del Movimento 5 Stelle da quando è stato scelto Di Maio come candidato politico. Non so se sia una volontà sua, se gliel'hanno fatto capire dall'alto che non si può parlare di queste cose, che non è conveniente parlare di queste cose. Comunque sia, questo tema è sparito dal discorso dei 5 Stelle. Si parlano tanto di corruzione, di lotta alla corruzione, ma la lotta di corruzione sì, ci farà vivere un po' meglio, di questo ne sono sicuro. Tuttavia non è che ti fa che le aziende che hanno delocalizzato torneranno in Italia perché è sparita la corruzione, chiaramente no. Senza corruzione si vive un po' meglio. Qui in Finlandia, per esempio, dove mi trovo adesso, ci dice che la corruzione sia quasi inesistente e in effetti si vive meglio, soprattutto perché ci sono un sacco di sostegni sociali alle persone che sono in difficoltà. Ma anche qui l'economia non va tanto bene. Uno o due anni fa l'economia finlandese era quasi il fanalino di coda dell'Unione Europea, era penultima appena sopra Cipro, quindi o pari a pari livello dell'Italia, forse addirittura peggio. Anche qui la disoccupazione è relativamente alta e quindi ecco, non facciamoci l'illusione che tolta la corruzione vada tutto bene. Dopo un altro tema, si può comunque avere un'economia forte in un mondo globalizzato? Beh sì, no, questo non lo escludo, nel senso, se guardiamo ad altri paesi dell'Unione Europea, forse non so se la Finlandia, ma magari la Svezia o altri, se si investe in quei settori che sono strategici, particolarmente forti per un certo paese, beh, pure con la delocalizzazione, pure perdendo alcuni settori, se si investe sugli altri si può far bene. Penso per esempio noi in Italia avremo il turismo, che insomma, è una cosa che si può coltivare, e dopo abbiamo tutti questi cervelli che fuggono all'estero. Ecco, se invece di lasciarli fuggire investissimo un po' di soldi nella ricerca scientifica, magari industria farmaceutica o anche informatica, ecco, si potrebbe sollevare un po' l'economia. Tuttavia questo crea secondo me un altro problema non meno grave, un problema politico di sovranità, cessione di sovranità. Perché? Perché nel momento in cui la tua economia, il tuo Stato, diciamo, diventa dipendente da altri Stati per alcuni settori, può essere per l'alimentazione, può essere per prodotti tecnologici, per qualsiasi cosa che
è abbastanza importante, se non essenziale, beh, diventi fortemente ricattabile. Nel momento in cui noi siamo focalizzati, per riprendere l'esempio precedente, nell'industria farmaceutica, no? Supponiamo che l'Italia avesse un'industria farmaceutica fortissima, che quasi tutti in Italia lavorano su quello o in pochi altri settori. Nel momento in cui uno Stato estero o una coalizione di Stati esteri ci ponesse dei dazi, delle sanzioni, ecco, più che dazi, delle sanzioni, per cui non comprano più i nostri prodotti farmaceutici, e capite che noi siamo abbastanza in crisi. Oppure magari un embargo in cui si rifiutano di venderci alcune cose che per noi sono essenziali, e questo sarebbe un bel problema. E quindi io non dico di tornare all'autarchia del fascismo, però comunque avere un'economia diversificata, che abbia almeno cose essenziali, l'alimentazione, ma non solo quello, chiaramente l'energia, non ho parlato di energia, ma anche questa è una cosa fondamentale, ecco. Essere, non dico di avere, di non lasciar passare nessuna merce ai confini, assolutamente no, però comunque di essere una nazione indipendente, questo sì, dobbiamo avere un'economia che sta in piedi da sola. Se poi commerciando con altri diventa ancora più forte, tanto meglio, però non dovrebbe ridursi a questo. Vi saluto, buona giornata a tutti, ciao!